Allora ragazzi, ciao, benvenuti che sei sì, video. Oggi siamo nel secondo video di gameplay. Sono a casa dei miei nonni e oggi siamo con Garten of Bamban. Esatto, il nostro caro Jumbo Josh, Bamban, Stinger Flynn, Capitan Findus, Opila, e ci stanno qua, e Bambalena, però quello è. Allora, però io non ho mai capito una cosa. Perché Bamban è quello rosso? Io ho sempre pensato che Bamban fosse Jumbo Josh, nel senso quello verde, che è Jumbo Josh. Perché non è lui? È troppo bello. Poi è un personaggio proprio molto, molto bello. Per questo dovrebbe essere protagonista. Non Bamban, non mi aspettavo che Bamban fosse quello rosso. Però vabbè, allora. So come si gioca, tranquilli. All'inizio io dicevo, no, è una copia di Time, ma poi è stato uscito su Android. In effetti è abbastanza bellino. Vuol dire. Quindi, allora, andiamo. Allora, ragazzi. Mi sono fatto il vaccino, quindi non sono andata sola, però è stato quello. Magari si carica se sto gioco. È uscito su Android, anche se dovrebbero cambiare un po' i comandi, che sono un po' scomodi, ma ci sto prendendo l'abitudine. Sì, ma si carica il gioco. Allora, questo gioco l'ho scaricato per tablet, però ora sto sul telefono. Quindi un attimo che devo regolare un attimo la grafica, così che sia un po' più che si capisca. Non high, medium, non è luminosità tutta, perché se no non vedo. Apri, ok, già ora va meglio. Okay, allora, prima cosa è la keycard. Perché non so giocare vita questo gameplay? La keycard. No, con sta manina, con sto joystick. E poi ufficiale, cioè, se fosse a me capirei, ma mo è ufficiale, quindi. Grazie. Che buono, sì. Prendiamo il telecomando di Drino, il nostro caro drone. Non so perché lo chiamo Drino, però. Batterie sono sempre allo stesso posto qua. Solo di questo Duracell, cose, non lo so. Vabbè, allora, come sapete, dopo il gameplay di Baldi, non ho detto quale gioco ho portato, ma comunque è iniziata la serie di gameplay oltre a doppiaggi e gameplay su Roblox. Allora, ora Drino dovrebbe essere con. Eccolo Drino! Ciao Drino! Allora, gli fa un piacere. Clicca quei due pulsanti. Uno lì. Drino, vai! Vai! Ok, è andato sotto, però questi sono dettagli. Allora, poi andiamo qui. Vai. Piaccica quei pulsantoni! Ok, ah, che bello. Vai tu, Drino! Non c'ho paura. Opila, non mi pilare, non mi opilare le patate. Drino, sei là, uccidilo. Sei letteralmente là, Drino, dai, Drino. Non so come scompare subito. Vai da lì, come, non lo so. Allora, non serve nulla, credo che sia sta carta di prima. Ok. Oh. Ragazzi, ecco qua. Ora, qua serve la chiave, la keycard per attivare il bottone. Però una cosa, Drino? Ok, grazie. Però si può fare questo. Vai, Drino! Vai! Oh.
Però non diamo tregua a nessuno, distruggiamo anche quest'altro vetro. Come fanno le sedie a non distruggere il vetro? Ci vanno addosso. Sì. In realtà, se una sedia andasse sopra un vetro, morirebbe quel vetro. Vai, dritto qua. Però magari più qui, più qui. Vai! Stiamo prendendo vetro a spaccare il vetro. Stiamo prendendo vetro a spaccare il vetro. Stiamo perdendo tempo a spaccare il vetro. Andiamo. Qui, come regola, dovrebbe esserci. Eccolo, l'uovo di Pasqua. Dove allora, tutte le uova per far contento pupila. Come il primo capitolo di Pupila di Titan, questo è il più corto, perché letteralmente. Dopo le uova di Opila basta andare qua, superare tutti i meccanismi di Opila e poi andare a Jumbo Joshua. Cioè, letteralmente è il più corto di capirlo. Allora, in effetti c'è, ha del potenziale, solo che qua ci dovrebbe essere un uovo, l'ho preso. Facciamolo cremare. Eh sì, l'ho preso. Bene. Due uova fatte, ora andiamo. Prossime 514. Allora, uno è qui. Mamma madonna, aspettate. Ok, aspettate che questo uomo mi dà sempre problemi. Okay, che c'era il rumore, perché questo si è messo in pausa. Dove si prende? Qua. Oh, mamma mia, 3 anni e poi l'altra. Come gira sto schermo? Io va lì, posso già fare da qua o devo forse salire? No, posso fare da qua, bene. Allora, e lì, drino. Dri, vai! Accendi il bottone, drino. Fallo per i fan, fallo per i nostri fan. Grazie, Drino. Allora, scusate, mia nonna. Non so perché sta urlando da un sacco. Sta urlando, tossendo da un sacco, però non sa. È tosse naturale. Allora, uno, due, tre. 5. Dai la chiave o devo metterti un altro uovo in bocca? Mi dai la keycard, bene. Perché sembra una chiave, ma è una keycard, perché poi sono solo keycard come chiave. Secondo ora non andate a chiedermi quando fa il secondo capitolo, ragazzi, non è colpa. Non posso farlo perché il secondo capitolo si sblocca. Si può fare solamente quando esce perché manco è uscito il capitolo 2. All'inizio pensavo che era già uscito, invece no. È in wishlist su Steam. Però dico. Poi non va bene gratis su Steam. Però mi lagga. Là sì, mi lagga. Però. Ok, allora prendiamo il nostro caro martellozzolo per. Raperonzolo, per questa anche una cartona, una bella cartona, distrazione a uno. Buona. Vabbè, non ce ne frega, non c'è. Ho detto che non ce ne frega posta sta carta. Proprio perché lì era più un foglio con un testo romano. Poi era un foglietto noi abbiamo, perché. Col martello dobbiamo fare una cosa calma, ovvero spaccare di botte. Sì, forza, morte. Ok, no, tranquilli, la mia voce è da diavolo. È normale. Ok, poi qua non mi fate fregare. Qua è il pulsantone. E qua, ok. Wing! Ora l'abbiamo attivato. Arriva una seggiovia. Ok, la seggiovia. Quando magari si ferma, ci buttiamo sopra e diamo fuoco. Ah no, e dobbiamo cliccare il pulsante. Mi raccomando, non sbagliate. Mi sembrava Opila, madonna. Poi là, le zampe di Opila che non capisco cosa servano, però.
Ragazzi, quelli che vedete che giocano al capitolo non è reale, perché il capitolo non è ancora uscito. Manga. Ok, ora tranquilli, quando arriva Opila dovete fare i colori. Allora, però qua ci metti 3 anni. Bambana è già messo, perché è rosso qua. Non è arancione. Allora, devo mettere bianco. Ci vorranno 3 giorni. Questo gioco è un misto tra i Rainbow Friends e cosa? E Poppy Playtime. Perché letteralmente proprio unisce tutti e due. Che unisce lo stile di Poppy Playtime, lo stile, cioè nel senso, il gioco di Poppy Playtime, quindi tipo sulle meccaniche del gioco di Poppy Playtime, allo stile Rainbow Friends. Perché sono similissimi. Guardate Jumbo Josh. Allora. Ok, Ross va bene. Poi lui è Capitan Fintus, quindi è viola. E poi giallo non c'è, perché qua c'è il giallo, che non è di nessuno. Quindi ci sarà qualcuno giallo che non abbiamo visto, magari qualcuno di dimenticato. Non lo so. E ora devo mettere l'arancione, ci vorranno 3 giorni. Forse questo è l'arancio. Magari se clicca. No, questo è il verde. Oh, finalmente ce l'abbiamo fatta. Ora prendere la keycard. Allora, qua dovete mettervi qua. Anche se non poi Opila vi uccide se non vi mettete qua. Udrino, vieni. Dio mio, Drino, qui Drino, forza, accenditi il bottone. Ok, vai. No, 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 Pila, oh Pila. Ok, ora ragazzi, preparatevi. Oddio. Con questi comandi potrebbe capitare che cadete, ma tranquilli. Stai bene? Non rispondi. Vabbè, credo che sia bene. Allora, andiamo. Vabbè, se sta bene mi meraviglio, però dico. Ora con la keycard possiamo andare qua. C'è sta porta, ma non so cosa serva. E forse la porta è di Capitan Findus. Però c'è qualcosa dentro, vedete? C'è qualcosa dentro, c'è tipo di computer. Non so però cosa serve a sto stozzo. Vabbè, andiamo. Allora. Andiamo alla Madonna, la sedia. Ok, qua mi piace fare una cosa, mi piace mettere le sedie e portarmele in giro, tipo nell'ascensore. Mi piace tutto quello che c'è da prendere. E anche il secchio, sì. Che succede? Perché mi si bugga il gioco? Forza. Vai, sedia. È stata la mia preferita sedia, eh. Non ha due gambe, però. Cioè, nel senso, sì, mi piace. Ma tu non sei a due gambe. Quindi. Ora però mi serve il secchio. Dov'è il secchio? Era qua un minuto fa. Lo sposato non c'è più. Vabbè, le scatole. Possiamo portare una? Sì, però se la scelta scatola. Se la scelta che verrà con noi sull'ascensore non morirà. Beh, è la caduta forse, però non morirai. Non morirai oggi. Scatola, dovrebbe valere. No. E vabbè, possiamo andare, forza, attivo l'accensore. Poi qui, ragazzi, un foglio con un codice QR. Quel codice QR ti porta nello Jumbo Josh Lounge, che sarebbe un sito dove ci sono dei Jumbo Josh colorati e delle scritte. Sì, solo quello. Forza. In the park of York, okay. L'ho attivato, ma
Ah sì, Drino deve schiacciare il bottone. Molto pelosone. Ora si è attivato qui. A dopo ragazze! Dopo te lo lascio fare! Ok ragazzi, intanto parliamo un po'. Come vi va la vita? A me bene, grazie. Allora, che sedia? Sedia? Dove va la sedia? La scatola non c'è, però vabbè. Vai, sedia, però devi andare, sedia, se vuoi venire. Oh. Sedia, non fare la cattiva, eh. Sì, stiamo perdendo tempo a mettere le sedie, però tranquilli. Sì, questo è normale, tutte cose normali. Ma il secchio è qua, ma come è andato qua? Vabbè, sedia, addio. Sono bello conoscerti, io vado. E anche a te Drino, perché Drino non viene alla nazione. Allora, arrivederci Drino. Ci vedremo nel prossimo capitolo. Posso farlo venire qua? No. Ciao Drino, alla prossima. Vabbè. Oh, la Madonna, manco 10 metri. Va. Giambo, Giambo, Giambo. Ah, Giambo. Giambo, dov'è Giambo? Ah, Madonna, è qui. Ciao, Giambo. Come stai? Sei bello, Giambo. Ciao, Giambo. Eh sì, è molto bello, Giambo. Sì. Lasagne. E sì, qua finisce il capitolo. Finisce così. Sì, finisce così. Sì. Vabbè ragazzi, questo era tutto per oggi. Spero che il video, vabbè, che video gameplay di Gartano qua mi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Vabbè, aspetta. Ehi, ciao Giambo, come stai? Sì, stai cadendo da un ascensore? Vabbè, ciao.